Un sessantenne ha compiuto atti osceni in un parco giochi nel centro di Rimini, arrestato dalla polizia grazie alla segnalazione di una mamma. Ancora accertamenti nell'appartamento e nel box di Pierina, intanto Manuela ammette che tra lei e la suocera i rapporti nell'ultimo periodo erano diventati tesi. Ieri sera si è tenuta la veglia missionaria diocesana, presieduta dal vescovo di Rimini Anselmi, che per la prima volta è diventato itinerante. Sport: il Rimini vuole invertire la rotta e domani ospita il Neri l'Ancona. Per RBR invece è tempo di derby contro Forlì. Buonasera e bentrovati con l'edizione serale di Caro TG. Apriamo questo appuntamento con la cronaca. In pieno giorno nel centro di Rimini si era infilato in una casina giochi per bambini dove stava praticando atti di autoerotismo. L'uomo, un sessantenne originario di Milano, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato. La segnalazione è scattata alle 14:45 da parte di una mamma. L'uomo, ha spiegato, si era introdotto poco prima nella casina giochi del parco di Piazza Ferrari e, incurante dei bambini che giocavano nelle vicinanze, ha compiuto atti osceni. Poi, una volta uscito, si è diretto in Piazza Cavour. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato subito il sessantenne, corrispondente alla descrizione ricevuta, avendone anche conferma dalla signora che intanto lo stava seguendo a distanza. I controlli effettuati dagli agenti hanno permesso poi di risalire anche ad altri precedenti penali a carico dell'uomo, che nel 2019 era stato sottoposto a libertà vigilata per corruzione di minori. Per lui sono scattate le manette. Nuovi accertamenti in casa nel box di Pierina. Intanto Manuela Bianchi ha parlato della suocera e dei loro rapporti. Il servizio: ho amato tantissimo mia suocera fin da subito, di recente però i rapporti tra noi erano diventati tesi, si erano raffreddati, lo ha detto Manuela Bianchi nel corso di un'intervista andata in onda ieri sera a Quarto Grado su Rete 4. Una freddezza iniziata quando lei è entrata in crisi con il marito Giuliano, uno dei tre figli di Pierina. Manuela ha anche ripercorso con gli occhi lucidi e la voce tremante gli attimi del ritrovamento del cadavere della suocera. Lei, suo fratello Loris e Luis, quello che gli investigatori considerano l'amante di Manuela, anche se lui pubblicamente ha sempre smentito di avere mai avuto una relazione extraconiugale, restano al centro delle attenzioni dei poliziotti della squadra mobile di Rimini, che questa mattina, insieme ai colleghi della scientifica, sono tornati nell'appartamento e nel box di Pierina, entrambi ancora sotto sequestro. Si è trattato dell'ennesima accertamento tecnico richiesto proprio dalla complessità del caso. Nelle mani del PM Daniele Paci sembrano esserci sospetti precisi, che però devono essere supportati da prove incontrovertibili. L'attesa svolta nelle indagini potrebbe arrivare dai risultati sui campionamenti eseguiti dalla scientifica sulla scena del crimine e nel corso delle varie perquisizioni, ma non è detto che ciò accada. Se sul corpo di Pierina, ad esempio, non venissero trovate tracce dell'assassino, individuare il responsabile diventerebbe molto più complesso. Finora chi ha ucciso la 78enne non ha commesso passi falsi, è stato bravo e forse anche fortunato a non cadere in alcun tranello. La sensazione è che più passa il tempo, più si allontana la soluzione del giallo. Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta. Questo è il titolo della mostra fotografica della giornalista Stefania Prandi, inaugurata ieri a Cattolica. Uno spaccato sulle famiglie quando si spengono i riflettori dei media. Vediamo. Giulia Galiotto è morta nel 2009 a 31 anni. Rossana Jane Wade nel 91 a 19. Jessica Poli nel 2007 a 32, Cristina Golinucci nel 92 a 21 anni,
Laura Russo nel 2014, ad appena 12, ancora da compiere. Giordana Di Stefano nel 2015, ne aveva invece 20. Tutte uccise, tutte vittime di femminicidio. Ma cosa resta quando i riflettori della stampa si spengono sull'ennesimo caso di cronaca? Resta la vita di chi le ha amate, resta un dolore senza fine, restano vite da rimettere in sesto. A loro è dedicata la mostra fotografica della giornalista Stefania Prandi, fino all'11 novembre al Centro Culturale Polivalente di Cattolica. L'obiettivo è aprire uno spiraglio sulle conseguenze, tramite lo sguardo di chi resta. Quando c'è un femminicidio, le ripercussioni sono su tutta la famiglia, anche sulle persone, anche le zie. E come ha detto un padre, si ripercuotono sul resto, anche diciamo dei membri della famiglia, anche soprattutto sui figli che restano anche per 200 anni. E quindi questo sguardo è uno sguardo doloroso, è uno sguardo che cerca di capire le ragioni di quello che è successo, però è anche uno sguardo per le persone che ho intervistato e fotografato che diventa politico. Vanno nelle piazze, nelle scuole, fondano associazioni, aiutano altre donne che hanno subito violenza per fare in modo che non accada più quello che è successo a loro. Il femminicidio ha diverse cause, una di queste cause è una causa culturale, quindi è ancora l'idea che le donne siano considerate meno umane degli uomini. Questo è qualcosa che vediamo anche nei processi, ad esempio qualcosa che raccontano anche i familiari, e che chiaramente si traduce poi in questa idea che magari piuttosto che gestire una situazione di difficoltà, gli uomini arrivano a uccidere. Cosa resta? Restano padri e madri con un dolore straziante che non passerà più, restano figli spesso, figli piccoli, restano fratelli, sorelle, e con questo dolore che li accompagnerà per tutta la vita. Quindi riflettere perché lo si può fare appunto attraverso un'educazione che passa attraverso la scuola, la lettura, ma che passa anche attraverso quello che le amministrazioni fanno, le istituzioni. Noi speriamo sempre che vengano gli uomini a visitare queste mostre, che si interroghino e al di là appunto dei ruoli, ma proprio come persone, e quello che rappresenta per una donna le difficoltà che ci possano essere in seguito ad una violenza e a anche episodi più gravi come un femminicidio. Ieri sera si è tenuta nella Basilica Cattedrale di Rimini la veglia missionaria diocesana. Il tema Cuori ardenti, piedi in cammino è stato scelto da Papa Francesco e prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus nel Vangelo di Luca. La veglia, organizzata da Missio Rimini e presieduta dal Vescovo Anselmi, ha anticipato la giornata missionaria mondiale che si vivrà domani. Al termine della cerimonia, la veglia per la prima volta è diventata anche itinerante, con un breve cammino dalla cattedrale verso la stazione ferroviaria come testimonianza della missionarietà della Chiesa. Vediamo. La missione non è solo partire, ma anche restare. E qua nel nostro territorio c'è tanto da fare per accogliere persone che vengono da lontano e che hanno bisogno davvero di un tetto, di una mano amica. Queste persone che noi magari riteniamo poveri, riteniamo fragili, riteniamo bisognosi comunque della nostra cura, in realtà hanno anche loro qualcosa da darci, no? Come tutti, e hanno una loro ricchezza, quindi il messaggio è quello di scoprire anche la ricchezza di questi popoli e di pregare il Signore perché ci aiuti anche a riconoscere, no? nel loro volto, il suo volto. Quando ero più giovane pensavo che personaggi come Don Oreste o Madre Teresa o insomma questi personaggi speciali, diciamo così, fossero veramente degli eroi. E diventando vecchio io mi sono convinto, ora non vorrei offendere nessuno, che invece sono delle persone normali. Perché quando vai per la strada e trovi una persona che non è curata, che è abbandonata, che vive al freddo, è normale fermarsi. Non è normale non fermarsi. Sono loro i normali e siamo noi gli anormali. Questa è la cosa che ci dobbiamo ficcare in testa. E quando vedi un fratello che soffre, che ha fame, che sta male, è normale aiutarlo. Chi non lo fa
chi non lo fa non va bene. Recuperiamo questa normalità, cioè che sul nostro fratello o nostra sorella ha bisogno, noi dobbiamo dire ti aiuto perché ti voglio bene. Ecco, Signore, ci aiuti a vivere nella normalità della fraternità. Ora passiamo allo sport, partendo dal calcio. Prima di due gare casalinghe consecutive per il Rimini, che domani ospita con calcio d'inizio alle ore 18:30 l'Ancona, mentre giovedì alla stessa ora, sempre al Romeo Neri, arriverà la Lucchese. Il tecnico dei biancorossi, Emanuele Troise, dopo l'esordio da dimenticare di lunedì sera a Pontedera, sconfitta per 4-0, annuncia cambiamenti nello scacchiere tattico e negli uomini. Sentiamo le sue parole alla vigilia. Ho chiesto di accogliermi, nonostante sia qui da poco, in quello che è una difficoltà oggettiva nei confronti di una piazza, nei confronti di risultati e di una classifica. Sull'avversario, un avversario che predilige giocare con due sistemi di gioco, anche lì può essere un elemento chiave perché ha alternato da un 3-5-2 piuttosto che 4-3-3, lo stesso 3-5-2 può essere asimmetrico perché dipende dagli interpreti che avrà. Con l'assenza di Peli hanno un'alternativa sulla destra dove potrebbero optare per un mancino, quindi anche lì ho cercato di dare loro non troppe nozioni, ma quelle che possono essere delle situazioni in termini di punti deboli e punti forti, di sistema di gioco, su cui arrivare pronti. Poi da lì continuo a dire ci vorrà un'anima, ci vorrà un carattere, una mentalità diversa rispetto a quella che ho visto lunedì sera. Noi domani dobbiamo alzare il livello e sono convinto che faranno bene in quelli che poi sono gli aspetti caratteriali, quelli che sono gli aspetti tecnico-tattici, sulle cose che abbiamo lavorato. Partendo da noi sono fiducioso che domani si comincerà, insomma, a intraprendere un altro percorso per quella che è la gestione di una gara, affrontare una gara. Poi il risultato mi auguro che sia quello sperato. Mi piacerebbe creare una squadra a mia immagine e somiglianza, in tal senso, per quanto poi mi definiscono un silenzioso e quant'altro, però poi durante gli allenamenti e la domenica mettere davanti la sfida su quella che può essere una caratteristica e l'essenza di questo campionato viene prima di qualsiasi altra situazione tattica. Farò delle scelte diverse, darò delle opportunità diverse in virtù anche del momento. Ho cercato di collocare i 20-25 giocatori, quelli che ho a disposizione, in un sistema dove un po' tutti si riconoscono nelle zone di campo e per le caratteristiche che ha. Me lo tengo per me, poi magari domani così. Intanto la Curva Est, dopo settimane di pazienza, chiede alla nuova proprietà, in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook, di prendere provvedimenti. Non eravamo mai stati in una posizione di classifica così umiliante, nemmeno in stagione fatte, con budget molto inferiori, scrive la Curva del Rimini, chiedendo alla proprietà di correre ai ripari con nuovi dirigenti all'altezza della categoria e in grado di gettare le basi per un futuro più strutturato. Occorre cambiare rotta, conclude la Curva, e farlo in fretta. Non abbiamo intenzione di vivere un'annata fatta di umiliazioni come ci è toccato finora. Restiamo allo sport con il basket. Tempo di derby per RBR, che domani va a far visita all'Unieuro Forlì con palla 2 alle ore 18. I ragazzi di coach Ferrari sono reduci dalla rimonta con Verona, che valse i primi due punti in classifica, mentre i cugini forlivesi nelle prime 4 gare hanno già ottenuto 3 vittorie. Sentiamo le parole della vigilia dell'assistant coach Larry Middleton e di uno degli stranieri di RBR, Derrick Marks. Sarà una partita molto sentita perché, sai, per tutte e due le società questa è una grandissima partita da fare da sempre.
credo che tutte e due le squadre sono pronte di affrontarla. Questa sarebbe una partita molto emozionante, che siamo ragazzi, devono avere controllo proprio delle loro emozioni, di mantenere, diciamo, una concentrazione per affrontare la gara nel migliore modo possibile, perché con la giusta, con gli stimoli, quelle che vengono, diciamo, proiettate dal pubblico, sarà un'energia in più. Allora se si serve una concentrazione maggiore. We know we have to have a big game. Sicuramente sarà una partita importante. Abbiamo fatto un inizio che è stato duro, ma stiamo facendo un buon lavoro, stiamo crescendo e sono sicuro che ci aspetta il meglio. A big game tomorrow. From the crowd, I expect... Per noi i tifosi sono un grande supporto, sono la nostra forza. Non so in quanti verranno, ma noi li aspettiamo e sappiamo che sono una grande risorsa per noi. Torna l'appuntamento su Icaro TV con Romagna ieri, oggi e domani, in onda ogni domenica alle 13, in replica il lunedì alle 18:20. Vediamo ora alcune anticipazioni della puntata di domani. Quaranta? Sì. Osta, tutto messo a posto e funziona tutto? Tutti qui dentro, qui sono così al naturale, dentro sono messi a nuovo. Allora potremmo sapere e andare? Andare. Io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma Icaro Play, dove potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona serata.